Mi pare ci siano tutti i presupposti perché l'Arezzo fallisca e quindi domani dovrebbe esserci un curatore in grado di aprire un conto corrente, ricevere i soldi che l'amministrazione comunale ha raccolto, effettuare i pagamenti che devono essere effettuati, eccetera, eccetera. Potrebbe arrivare questo pomeriggio la decisione in merito al futuro dell'Unione Sportiva Arezzo. Questa mattina udienza di fronte al collegio fallimentare. Alla conclusione dell'udienza si respirava un cauto ottimismo. Decideranno a breve, speriamo che decidano a breve. Siamo fiduciosi e speriamo che vada tutto bene, per il bene dell'Arezzo, per il bene dei tifosi, per il bene della città. La speranza dunque per l'Arezzo risponde ancora una volta al nome di esercizio provvisorio, soprattutto in vista dell'imminente scadenza del pagamento degli stipendi fissato per domani. La somma dovrebbe essere stata comunque raggiunta. Il fatto che il giudice abbia preso una decisione così rapida ci fa pensare e sperare che assecondi questo tipo di decisione, anche perché diciamo l'unico asset positivo che ha una società di calcio per l'eventuale soddisfazione dei creditori è proprio il titolo sportivo. Davanti al collegio composto da Antonio Biccardi, Carlo Breccia e Silvia Grillo questa mattina sia creditori che Orgoglio Amaranto che il legale della Neus, che però è stato allontanato dall'aula perché senza delega. Fuori dal Palazzo di Giustizia Aretino un centinaio di tifosi Amaranto in attesa di buone notizie. La speranza è l'ultima a morire, speriamo.